1 novembre 2022, nella festa di Tutti i Santi, un bellissimo messaggio dalla Madonna di Anguera. Questo è forse uno dei messaggi più belli che la Madonna ha lasciato al veggente brasiliano Pedro Regis, un messaggio pieno di speranza che ovviamente non ci fa dimenticare i tempi difficili che stiamo vivendo, ma che ci conforta tantissimo perché comprendiamo come Dio non ci abbandoni mai, ma sia sempre con noi e ci protegga. Anche lei, la Regina dei Cieli, è con tutti noi e vuole avvolgerci con il suo manto per proteggerci. E dunque cerchiamo di seguire le sue parole, di dissipare le tenebre dell'errore con la luce della verità. Questo è uno stupendo messaggio da portare insieme nel nostro cuore e metterlo presto in pratica. Leggiamo il messaggio. Cari figli, Dio è il Signore della vostra vita. Confidate in Lui e sarete vittoriosi. Dite a tutti che Dio ha fretta e che questo è il tempo del grande ritorno. Non piegate le braccia. Annunciate Gesù a tutti coloro che sono lontani. Amate e difendete la verità. Il silenzio dei giusti rafforza i nemici di Dio. Vivete nel tempo della grande tribolazione e solo coloro che camminano sul sentiero della verità rimarranno saldi nella fede. Io sono la vostra madre e voglio vedervi felici qui, sulla terra, e poi con me in paradiso. Qualunque cosa accada, rimanete con Gesù e difendete gli insegnamenti del vero magistero della sua Chiesa. Dissipate le tenebre dell'errore con la luce della verità. State andando verso un futuro in cui la verità sarà ignorata da molti consacrati. La cecità spirituale si diffonderà ovunque. Andate avanti lungo il sentiero che vi ho indicato. Questo è il messaggio che vi do oggi, nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace.